Come ogni gara 4 di playoff, però direi più forse del solito, una partita con tanti errori, con un'intensità pazzesca, però credo che in questa veramente ci sia stata una presenza mentale, una presenza agonistica delle due squadre che raramente credo si possa vedere a questi livelli, e questo ha prodotto percentuali basse, ha prodotto tanto agonismo, tanta lotta, credo un grandissimo spettacolo per il pubblico. Per fortuna alla fine sugli episodi oggi siamo stati più bravi, siamo stati bravi a non far innescare nessuno, forse un pochino Bray alla fine gli abbiamo lasciato un paio di cose che potevamo non lasciargli, abbiamo marcato Blizzard nel finale, abbiamo così siamo riusciti a far sì che Casale facesse solo i canestri difficili, e poi in attacco siamo stati sicuramente lucidi, nel senso che anche l'altra sera, anche riguardando la partita, ho visto che nel quarto tempo, nel momento decisivo, avevamo fatto scelte giuste, sbagliando quasi tutte le esecuzioni, quindi c'era l'inspecie, andavamo da Powell, mettiamo, però magari sbagliavamo il passaggio, o poi palleggiavamo e ci facevamo portare via la palla. Oppure avevamo un altro tipo di mismatch, prendevamo il vantaggio e poi facevamo una sciocchezza. Questo è stato negli ultimi 5 minuti dell'altra partita e anche della prima partita. Oggi invece abbiamo continuato a fare le scelte giuste, abbiamo anche eseguito nel modo giusto, quindi a parte ovviamente qualcosa forzato dall'eccellente difesa di Casale, però oggi siamo riusciti ad andare e anche a produrre e a fare qualche canestro che poi nel finale è quello che ci ha dato la vittoria. Immaginassi, coach, gara 5, dopo la sconfitta della prima gara, la vittoria amplissima, la seconda, queste due battaglie. L'ultimo sangue. Sì, non si possono fare pronostici, noi dovremo concentrarci sulle cose che sappiamo fare bene e cercare di fare la nostra partita il più possibile, quindi la partita portarlo sui binari anche di agonismo, però in cui riusciamo, dobbiamo essere bravi a costruirci i nostri tiri in attacco sempre, indipendentemente dal fatto che li segniamo o non li segniamo, avere la costanza di costruirci o di andare dai lunghi o di andare con le uscite blocchi o di andare col pick and roll o di andare con gli uno contro uno, tutte le cose che abbiamo fatto tutto l'anno dobbiamo farle per costruirci i nostri tiri. E dobbiamo fare in modo che invece Casale fatichi tantissimo, fatichi con i suoi attaccanti, i suoi terminali. Dovremo continuare a essere bravi a difendere 24 secondi, questa cosa tremenda per gli avversari ed eccellente per Casale, di arrivare sempre a controllare il gioco, a controllare i ritmi, andare sulla, quasi mai accontentarsi della prima opzione se non è facile, andare sulla seconda, sulla terza, sulla quarta, finché non fai un fallo, finché non ti dimentichi un giocatore, finché non rimani su un blocco, finché non... sono bravissimi a fare questa cosa qui, e quindi noi dovremo difendere ogni azione 24 secondi, non essere mai, non uscire mai di partita, e poi prendere rimbalzi quando riusciremo a forzare degli errori. Quindi praticamente dobbiamo fare una grandissima partita e fare la nostra pallacanestro, non è che ci sono, non credo che si inventerà niente alla quinta partita, e comunque se Casale sceglierà invece di inventare qualcosa, cosa anche possibile, dobbiamo essere pronti a leggerla e a trovare le contromisure. No, perché giocavamo bene, anche Abbott è stato in panchina, però col quintetto che avevamo andavamo bene così. E quindi finché non ha fatto il quinto fallo Ancelotti, ho preferito andare, sarei andato fino in fondo con quel quintetto, non avrei cambiato. Non che Paolo ha giocato bene, è stato dentro la partita, insomma ha dato una mano come tutti gli altri, però non mi sembrava il caso di cambiare un quintetto che funzionava. E sull'ultima azione è una certa crociata di non far fallo? No. Lasciamo stare, miglioreremo, tante cose sono da migliorare, è andata bene così, abbiamo vinto la partita, se queste certe situazioni non sono sempre come le vorresti, però alla fine, perché poi sai il tiro di Casale, adesso lo dovrei riguardare, che anch'io non ho, però è stato un tiro molto rapido,
abbastanza complicato, perché poi loro sono entrati dentro la linea dei tre punti, quindi dici ma magari tirano, non faccio fallo perché sono dentro la linea dei tre punti, invece poi, e poi abbiamo lasciato pure il rimbalzo d'attacco, lì bisogna fare fallo assolutamente, non c'era discussione, e invece non l'abbiamo fatto. Addirittura Tomassini ha fatto un palleggio al resto e tiro, lì ripeto miglioreremo, il fatto di avere tanti ragazzi che sono la prima volta che giocano, che vivono questo tipo di esperienza. Cioè, quando uno lo fa da giovane si dice che è giovane, quando uno lo fa da vecchio si dice che è bollito, quando uno lo fa a 25 anni o a 30 anni si dice che non so, è stato fuori la notte, ma in realtà tutti i giocatori fanno questi errori. Noi possiamo dire che siamo inesperti e dobbiamo cercare di fare esperienza, quello non è stata una buona scelta. È una cosa tremenda, durissima, bisogna dire la verità, è anche bellissima, però chi la vincerà sarà ai sette cieli, perché è una cosa meravigliosa. Non parliamo che sia giusta, perché chiaramente non è giusta da un punto di vista sportivo. Chi ha fatto, noi abbiamo fatto una stagione, insomma, sono molto orgoglioso di quello che questa squadra ha fatto tutta la stagione, e adesso siamo qui ancora alla quinta partita del primo turno, ma questi sono i playoff non sono fatti per essere giusti, sono fatti per lo spettacolo e ci dobbiamo adeguare a questo, obiettivamente un grandissimo spettacolo.